indottrinamento, scuola ed istruzione. La parola indottrinamento deriva dal latino doctrina, che significa istruzione. Lo scopo dell'indottrinamento è di impiantare una narrazione ideologica nel cervello delle persone, una nuova convinzione che non ammette discussioni e contraddizioni. L'obiettivo è un conformismo obbediente e irriflessivo. I mezzi per raggiungere questo scopo sono una selezione controllata di informazioni, una propaganda intensiva e una manipolazione psicologica fino a misure coercitive e minacce di punizione. Quanto più abile è la manipolazione mentale, tanto più il sistema di pensiero ideologico impiantato diventa immune ad argomenti critici e dubbi interiori. L'indottrinamento deve essere inteso come un attacco feroce alla nostra umanità, alla nostra personalità e, in ultima analisi, alla cosa più preziosa di tutte: la nostra libertà di pensiero. Resistere all'indottrinamento è uno sforzo che dura tutta la vita. Si tratta di preservare la propria libertà di pensiero e la ricerca del concetto. Rileggiamo insieme l'inizio. La parola indottrinamento deriva dal latino doctrina, che significa istruzione. In Italia l'istruzione obbligatoria ha la durata di 10 anni, da 6 a 16 anni di età. Un momento, scuola obbligatoria dai 6 anni ai 16, ma in Italia il 33,4% dei bambini da 0 a 2 anni frequenta l'asilo nido. E l'obiettivo europeo per la scuola dell'infanzia è di raggiungere il 96% per l'istruzione primaria. Vi invito a prendere visione del video Scuola dell'infanzia, il primo passo verso la programmazione, o meglio indottrinamento, pubblicato il 20 settembre 2020, per vedere cosa ci ficcano nel cervello prima ancora di scoprire il nostro corpo. Riassunto: dopo 16 anni di scuola i nostri figli hanno imparato, oltre a leggere e forse scrivere, un sacco di teorie. Non hanno imparato come tenere in ordine la propria stanza, come rammendare un paio di calzini, come riparare la camera d'aria di una ruota della bicicletta, come coltivare l'insalata semplicemente sul balcone, come cucinare un semplice piatto di pasta, come impastare il pane, eccetera. Sanno tutto sullo spazio, che non vedranno mai, ma non sanno nulla sulle cose primarie, come nutrire e mantenere in salute il proprio corpo. Secondo la Treccani, l'indottrinamento è la metodica ed insistente azione di persuasione volta a modificare le opinioni del singolo attraverso metodi di condizionamento. Quando affermi i tuoi credo, credi veramente di pensare liberamente? O si tratta di norme che con l'obbligo ti sono state iniettate attraverso l'istruzione obbligatoria? Se vuoi solo essere uguale agli altri, ma stai recitando per apparire uguale agli altri, stai soffocando la tua libertà di pensiero. Ma questo significa che non sei stato completamente indottrinato. Pertanto è arrivato il momento di liberarti dalla paura del male ed esprimere liberamente chi sei. Solo così trovi la gioia di vivere rispettando la tua preziosa unicità di essere umano, vero? Grazie di aver guardato.